La fase 2 ci dà l'opportunità di riprogettare la mobilità urbana e oggi abbiamo molti strumenti con cui lavorare, una gamma che va dal monopattino fino al trasporto pubblico. Questa è una grande occasione anche per noi per ripensare al modo di muoverci all'interno delle città. Tiriamo fuori la bicicletta, usiamola per andare al lavoro perché ci distanzia naturalmente dagli altri, ci evita i mezzi pubblici, mette in moto il nostro fisico che è stato a lungo fermo. D'altro canto i comuni devono mettere a disposizione i servizi di bike sharing a prezzi molto contenuti, realizzare ciclabili anche in 5 minuti, quelle che vengono chiamate pop-up, a discapito delle automobili e anche dei parcheggi per auto. Questa è un'occasione che non possiamo perdere. Lunedì 4 maggio inizia la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per potersi muovere in sicurezza abbiamo bisogno soprattutto di potenziare il trasporto pubblico, potenziare bus, tram, metropolitane, perché si possa viaggiare in sicurezza con la distanza di un metro l'uno dall'altro. E poi abbiamo bisogno di fare in modo che i cittadini che scelgono di muoversi con le due ruote, gli scooter elettrici, ma soprattutto le bici e i monopattini, possano farlo in sicurezza. E per questo abbiamo chiesto risorse e soprattutto regole per poter fare ciclabili velocemente in emergenza. Queste sono le richieste che abbiamo fatto al governo come ANCI, come comuni italiani. Da Berlino a Napoli sono tante le città che stanno studiando soluzioni per la mobilità che serve oggi per affrontare l'emergenza rispettando le regole del distanziamento fisico. Una sfida per ripensare all'uso dello spazio urbano guardando con coraggio al futuro nella prospettiva di città con meno traffico e meno inquinamento.